Benvenuti a questa quarta parte della miniserie dedicata alla preparazione verso la nuova versione di Ubuntu che sarà rilasciata in aprile, verso la fine di aprile. E in questa quarta parte voglio presentarvi una mia ipotesi di lavoro in questo senso. All'inizio di questa miniserie vi avevo detto che vi avrei presentato delle impostazioni o delle installazioni che avrei sicuramente applicato una volta installato la nuova Ubuntu o che ci avrei comunque pensato per altri punti, quindi per i quali non sono sicuro se veramente applicherò quanto vado dicendo oppure no. Sono delle ipotesi di lavoro. Ecco, una di queste è proprio quella che presento in questa parte e si tratta della ipotetica eliminazione, quindi disinstallazione del client di posta Mozilla Thunderbird, ovvero del programma che risiede sul vostro PC per gestire la posta. Perché dico, ipotizzo di eliminarlo? Perché in realtà sono anni che io la posta la gestisco esclusivamente via web, cioè con Gmail. E sono anni che il programma installato sul PC, quindi il cosiddetto client, non lo uso mai. Allora mi sono chiesto, siccome sono un po' fissato su queste cose, nel senso di non avere programmi inutilmente installati sul computer che non uso, è inutile averli, sono un po' fissato a far pulizia in questo senso, allora mi sto chiedendo, Thunderbird è un candidato all'eliminazione dal mio PC oppure deve rimanere, perché comunque è installato per difetto durante l'installazione di Ubuntu. Ecco, allora, bisogna considerare diversi fattori, fra i quali qualcuno può avere più piacere a gestire la sua posta su un programma di questo tipo piuttosto che sul web, qualcuno può non avere, un conto di posta, un indirizzo di posta necessariamente pratico come Gmail, ma con altri fornitori di servizio che magari non sono così efficienti via web e quindi hanno bisogno comunque del programma, o preferiscono o gli dà più soddisfazione, più funzionalità, un programma specifico installato sul proprio PC. Per quanto mi riguarda, appunto, non è il caso, ecco, non è il caso per la totalità delle sue funzionalità, perché quanto offre Thunderbird io lo uso già, cioè ho già queste funzionalità disponibili da anni direttamente sul web, quindi sostanzialmente per me è un programma inutile che potrei benissimo togliere. Ci sono un paio di punti interessanti però che mi fanno dubitare della buona scelta di toglierlo o meno, ecco, diciamo così. Uno è la possibile integrazione attraverso Thunderbird del mio calendario Gmail, quindi Google Calendar, con la notifica, con il calendario qui sulla barra, sul pannello superiore. Ecco, lo vedete qui, è il classico calendario GNOME, nel quale attraverso Thunderbird sarebbe possibile, attivando una certa funzionalità e un certo modulo di Thunderbird, sarebbe possibile presentare gli appuntamenti giorno per giorno direttamente in questo calendario, quindi senza dover aprire il navigatore web, detto anche browser, e quindi senza accedere a Google Calendar, io posso semplicemente con un clic vedere i miei appuntamenti. Questo è molto pratico e questa funzionalità, che
che ora come ora, nella mia, diciamo, Ubuntu attuale 10.04, ho questa funzionalità attivata attraverso Evolution, che è il client di posta, attuale, che lo è stato per anni. Thunderbird ha sostituito Evolution molto recentemente con l'ultima versione di Ubuntu, e quindi si continuerà anche con la prossima in aprile. Comunque, la funzionalità che sta dietro è identica come risultato. Vedete qui il mio calendario, diciamo, della mia macchina vera, non della VirtualBox dalla quale vi sto parlando in questo video. Questo qui è il calendario vero. Vedete che in grassetto si presentano in grassetto i giorni nei quali ci sono degli appuntamenti scritti, inseriti in Google Calendar. Vabbè, primo dell'anno ovviamente c'è scritto festa Capodanno, e vedete appaiono qua uno più, ci fossero più appuntamenti ci sarebbero elencati. Ecco, questo è molto pratico. Un semplice clic invece di dover, ripeto, aprire il navigatore internet, accedere a Google Calendar, è molto più lunga la strada, che è molto spiccia. Ecco, allo stato corrente delle cose, purtroppo questa funzionalità, senza aver installato Thunderbird, non è possibile nella stessa forma. Ecco. Quindi, diciamo, se c'è qualcosa che mi frena dal togliere Thunderbird, potrebbe essere la perdita di questa funzionalità molto pratica, avere il calendario sott'occhio nella sua immediatezza. È vero però che cercando nel web ho trovato che c'è un'alternativa che si chiama Calendar Indicator, quindi è un indicatore come può essere questa bustina, che vi mostra un po' tutte le funzioni sociali, internet, posta, eccetera, eccetera. Questo è un indicatore che sta sempre in alto a destra, nella zona degli indicatori di Ubuntu. Ecco, qualcuno ha pensato bene, un po' come me, di evitare di avere installato un client di posta soltanto per quella funzionalità, e ha pensato bene di crearsi un indicatore specifico che elenchi, vedete qui l'esempio in questa immagine, che elenchi, dicevo, gli appuntamenti salvati in Google Calendar senza passare attraverso il client di posta, ma direttamente. Il sito è spagnolo perché chi l'ha sviluppato è spagnolo, però più o meno vediamo di capire cosa dice. Quindi, ecco, un'integrazione del calendario di Google, si cita Thunderbird, in effetti, perché appunto non è più Evolution ma di recente Thunderbird, oppure qui si parla ancora di Evolution, che c'era bisogno di Evolution per poter ottenere questa funzionalità. Insomma, questo sviluppatore, questa persona ha avuto la stessa esigenza che ho io, di non più dipendere dal client di posta, ma lavorando solo sul web, si è creato questo indicatore, Calendar Indicator. Eccolo qua, si installa attraverso il PPA, che è questo. Per la futura versione di Ubuntu non c'è ancora, c'è fino all'attuale rilascio stabile Oneric. Eccolo qui, Calendar Indicator. Voilà. Una volta installato questo, che tra l'altro è mantenuto e attivo lo sviluppo, vedete, soltanto 36 ore fa è stato, ricompilata l'ultima versione, quindi è tuttora vivo come progetto. Ecco, questo potrebbe essere l'ancora di salvezza che mi permette di disinstallare il client Mozilla Thunderbird, che proprio peraltro non mi serve. Questo è molto carino, l'indicatore crea una piccola iconcina a forma di calendario classica, la si clicca e qui appaiono tutti in un certo periodo gli appuntamenti più recenti che si susseguono nel tempo. E voilà, molto carino, potrebbe essere, diciamo, la soluzione alternativa a quanto proposto dalla funzionalità che però necessita del client. E questo era un punto, diciamo, che fa meditare sulla mia ipotesi. L'altro punto, che però è già brillantemente risolto, lo dico subito, è l'integrazione del desktop, cioè del PC
diciamo, locale rispetto al mondo web Gmail. Cosa intendo? Intendo che se vogliamo inviare un messaggio di posta o se vogliamo inviare, vediamo un po', un documento. Ecco, quando c'è invia, ecco, se voi su un file qualsiasi fate tasto destro e schiacciate invia, vi trovate o vi dovreste trovare, ecco qui arriva la possibilità di inviare via Bluetooth, via qua, via là, messaggio istantaneo sulle reti sociali, e uno è email. Qui potete mettere il vostro indirizzo email, quale mandare, schiacciare invia e se c'è il client Thunderbird installato, per difetto si aprirà una finestra di scrittura del messaggio con allegato il file naturalmente che avete scelto e potete inviare la posta. Ecco, questa è un'integrazione locale sul vostro PC e funziona perché sia il file sia il client di posta installato sul vostro PC e lavora tutto localmente. Ma se io elimino il client di posta Thunderbird, come faccio a sfruttare ancora quella funzionalità di invia se poi ho solo l'opzione web di Gmail? Ecco, questo appunto, dicevo, è già stato risolto brillantemente con un piccolo pacchetto da installare che vi mostro subito. Andate nell'Ubuntu Software Center, cercate questo pacchetto GNOME Gmail. Vi leggete qui la descrizione, ma ve la riassumo io. GNOME Gmail non fa altro che integrare nel desktop, cioè localmente, le funzionalità di posta richiamando poi Gmail direttamente nel web. Se il navigatore web non è aperto, lo apre e si posiziona nel vostro conto Gmail direttamente. Inoltre, integra questa icona tipica, scusate, di Gmail, la bustina rossa e bianca, la vedete qui nella dashboard di Unity. Lo vedete, si integra e si sostituisce all'icona di Thunderbird che è l'uccello qui blu con quella busta. Quando voi installate Ubuntu a nuovo, vi trovate qui, al posto di questa busta rossa, vi trovate l'icona di Thunderbird blu perché per difetto è lui che si assume la gestione della posta. Se voi però lo volete sostituire, incominciate a installare GNOME Gmail e vedete che se apro, qui l'ho già fatto, l'ho già installato, quindi E vedete che nella dash, nella pagina principale, nella home della dash, c'è la busta rossa, vuol dire che GNOME Gmail in questo momento è già lui l'applicativo di gestione posta per difetto e non più Thunderbird. Ecco, questo l'abbiamo fatto. Chiamo icona Software Center. E cosa succede? C'è ancora un altro particolare da mettere a posto che è questo: nelle impostazioni di sistema, sotto informazioni di sistema, ci sono le applicazioni predefinite. A questo punto dite come devo gestire un messaggio di posta quando lo devo creare, o eccetera, eccetera, o gestire. Nella tendina scegliete GNOME Gmail, che a questo punto è apparso dopo l'installazione del pacchetto che vi ho mostrato, e quindi lo scegliete e diventa a questo punto lui il gestore della posta. A questo punto, se fate la stessa operazione che abbiamo visto prima, invia il file da Nautilus, vi si aprirà il browser, il navigatore web e accederà direttamente al vostro conto Gmail che avete già impostato la prima volta usando un GNOME Gmail che vi chiede user e password, poi la salva nel contenitore delle password dei GNOME, tutto sicuro, criptato. Ed è a posto. Ecco, la tendina qui naturalmente io ho ancora Thunderbird installato nella mia virtual machine di Ubuntu 12.04 Alpha e quindi ci sono le due opzioni. Se adesso procedessi a disinstallare Mozilla Thunderbird avrei tranquillamente, ovviamente, nella tendina solo GNOME Gmail, sarebbe l'unico gestore di posta. E voilà, questo è brillantemente risolto, tutto molto senza problemi, va tutto molto liscio e molto comodo e tranquillo, quindi
per questo lato dell'integrazione desktop verso web siamo a posto. Quello che restava da risolvere, appunto, era l'indicazione degli appuntamenti, che a questo punto per il Ubuntu futuro 12.04 non c'è ancora il pacchetto pronto, come abbiamo visto prima. Quando ci sarà lo proverò e l'indicatore che apparirà qui per il calendario si sovrapporrà, insomma, sarà un po' un doppione di questo calendario che avrà solo la funzione di mostrarmi, che so, il numero delle settimane, che giorno è della settimana, il tal giorno del mese, nell'anno. Però a questo punto scadrà un po' di funzionalità questo calendario NOM integrato, perché con l'indicatore che mi dà gli appuntamenti, e qui no, non dico proprio un doppione, ma insomma servirà molto meno di prima, però pazienza, un buon compromesso pur di poter sbarazzarsi di un programma inutile di troppo che è il client di posta. Ecco. Per concludere, direi comunque che questa è un'ipotesi di lavoro anche per me, non è detto che poi alla fine decida di tenere comunque il client Thunderbird installato anche se non lo userò, oppure procederò a disinstallarlo. A voi ho voluto presentare questa mia ipotesi, fate voi, se vi ispira anche voi di fare la stessa cosa, fatela. Magari nei commenti potete scrivere se avete trovato una soluzione migliore del calendar indicator o che so. Per integrare gli appuntamenti in questo calendario senza avere un client dietro un programma specificatamente installato. Ecco, concluso anche questa quarta parte. Vi do appuntamento alla quinta se vi fa piacere continuare a seguire questa miniserie e vi ringrazio per l'attenzione.